da un punto di vista anatomico, descrittivo e topografico e da un punto di vista clinico chirurgico, che rappresenta un interesse, che ha un interesse molto importante sia in termini implantologici, per cui è il motivo che probabilmente interessa maggiormente questa regione molto trascurata all'interno del cavo orale, ma soprattutto è sempre stata interessante per chi come me si è occupato di chirurgia orale per quanto riguarda l'interesse chirurgico, in particolar modo nella punzione degli ottavi superiori inclusi. Denti che possono non presentare grandi problematiche proprio per le caratteristiche anatomiche delle loro radici a fittoni anziché divergenti, però richiedono una particolare attenzione che poi vedremo. E affronteremo questa regione che vediamo in basso a sinistra, che in realtà, appunto, come dicevamo, la regione pterigopalatina, e la dobbiamo affrontare in totale sicurezza per ridurre quello che la utilizziamo sia per inserire degli impianti con la funzione di pilastro posteriore dei nostri foulard, secondo la tecnica All on 4 All on 6. Ma anche per ridurre quello che è lo spread del cantilever antero-posteriore, ben sapendo dalla scuola svedese e affermato poi successivamente da vari autori, che non sono tutti concordi sulla quantità di cantilever, diciamo, accettabile come non pericoloso per i nostri foulard. Praticamente la lunghezza del mascellare superiore, che di solito non dovrebbe superare 10-12 mm secondo le ultime, diciamo, valutazioni. In passato la scuola svedese parlava di 21-25 mm, quindi dei grossi cantilever, che erano caratteristiche del concetto di implanto protesi full arch basato sulla Toronto Bridge. Oggi con l'All on 4 e la possibilità di inserire degli impianti tiltati, non solo appunto con lo scopo di superare le limitanti anatomiche, di inserire gli impianti in zone di osso più consistenti come la sintesi mentoniera, ma praticamente quello di andare a ridurre il cantilever, sempre considerando il cantilever l'elemento protesico pericoloso in grado di creare il momento flettente. Il momento flettente è quello che crea lo shear stress, le forze tangenziali, le forze di taglio, che sono pericolose perché l'osso sopporta carichi compressivi e sopporta carichi tensivi. Queste caratteristiche sono tali da renderlo un buon materiale su cui impiantare i nostri impianti, inserire i nostri impianti. Ovviamente, nel momento in cui però all'osso diamo dei carichi di taglio, come fa il macellaio quando spezza le ossa, oppure fa la sega elettrica, come ho visto preparare i preparati quando potremo fare, diciamo, quelli che sono gli incontri in presenza, no? Potremo affrontare questi argomenti. Gli shear stress sono pericolosissimi per i nostri impianti. Non a caso noi usiamo un sistema di infilettatura adeguato, lo affronteremo, che negli impianti pterigoidei diventa importantissimo proprio per sostenere i carichi, le forze tangenziali, lo shear stress, forze di taglio generate dai momenti flettenti. Poi, appunto, l'impianto pterigoideo non solo serve a ridurre lo spread antero-posteriore e svolgere la funzione di pilastro posteriore dei nostri foularci, soprattutto nei quadri di grave atrofia osseo-alveolare, nelle condizioni in cui noi non abbiamo ancora quella dimestichezza con quegli impianti zigomatici, in cui ancora non c'è chiarezza se metterli extramascellari o intramascellari, sempre extrasinusali, siamo tutti d'accordo. Addirittura quell'extrasinusale che talvolta può essere, diciamo, sostenuto dalla FES, che sarebbe praticamente l'antrostomia dell'osso mediale del seno mascellare. E quindi quando noi praticamente non siamo bravi ad inserire gli impianti zigomatici, e quindi però possiamo fare degli ibrazigoma oppure dei quadzigoma, potrebbe venire a sostegno, anche quando non abbiamo un osso zigomatico di adeguato spessore
e consistenza, perché poi vedremo le caratteristiche anatomiche di queste ossa, perché ci sarà una sezione dedicata alla radiologia. Ora il tema è molto vasto, parlare di una piccola regione apparentemente, però richiede una grande dissertazione. Io su questa prima diapositiva mi sarei dovuto fermare 30 secondi e invece mi accorgo che poi sono un po' prolisso, però mi dovete scusare. E quindi diventa il sostegno per gli iperzigoma e per gli eventuali quadrizigoma, gli impianti, diciamo, pterigoidei, e praticamente gli impianti pterigoidei, e poi la regione pterigo-palatina che noi andiamo, vediamo, circondata dal rosso, praticamente è importante, lo dicevamo, negli ottavi inclusi. Ok, quindi quella che vediamo cerchiata è l'area di nostro interesse e valuteremo la componente dell'anatomia descrittiva vedendo le peculiari caratteristiche di questa regione, che non è una regione anatomicamente unica, cioè costituita da un osso solo, ma è praticamente costituita dall'insieme di tre ossa, lo vedremo, che non sono tre ossa, non sono i corpi dell'osso, ma sono le estremità terminali di queste tre ossa che praticamente si saldano fra di loro attraverso praticamente le sinostosi, e questo fatto di saldarsi attraverso meccanismi sinostosici, suture sinostosiche, gli permette di avere quella resistenza meccanica che non avrebbero se presi singolarmente. Questo è il classico esempio che l'unione fa la forza. Però quello che appunto in questa diapositiva volevo dire, oltre questo, era ancorare, e servono questa unione, questa regione pterigo-palatina, che serve al nostro corpo? Perché queste ossa si saldano fra di loro? La domanda è semplice: il nostro mascellare superiore è sospeso nel vuoto, in teoria, perché non prende rapporto con la base cranica. Noi abbiamo questo mascellare superiore che quando noi ci mastichiamo, in realtà è come se la mia mano fosse libera, ok? Il mascellare superiore è un'incudine flessibile che libera, svincolata da quella che è la base cranica. Perché svincolata dalla base cranica? Perché una compressione diretta e la trasmissione meccanica senza interposizioni di spazi aerei, vedi il seno mascellare, che sono delle casse acustiche di risonanza, arriverebbe quella, il carico masticatorio. Immaginate mordere un pezzettino di osso, arriverebbe alla base cranica e noi sentiremmo un rimbombo pazzesco. Non so se qualcuno di voi si è mai gettato da una certa altezza, è arrivato giù, e quando sente quel rumore osseo, praticamente veramente uno si preoccupa, si tocca dappertutto e dice: tutto sano? Quindi questo è molto importante, è importante capirlo. La regione pterigo-palatina, costituita da queste tre ossa che si uniscono tra loro, e poi vedremo le caratteristiche proprio del processo piramidale, che è il sistema di unione e di stabilizzazione dell'osso palatino, lo vedremo a breve. Praticamente serve a collegare il mascellare superiore alla base, alle ossa della base cranica, solo in casi eccezionali la tuberosità mascellare riesce a prendere i rapporti con la lamina laterale, con la lamina laterale dell'osso, lamina laterale del processo pterigoideo dello sfenoidale. Quindi questo già è capire a che cosa serve questa regione pterigo-palatina, quindi ad ancorare il mascellare superiore, il seno, il processo dentale, alle ossa delle basi craniche, facendola così appartenere a quella a cui appartiene il mascellare superiore, che è la sfera sfenoidale. Il nostro cranio è fatto da due sfere, una sfera sfenoidale e una sfera occipitale, lo conoscono bene gli osteopati. La sfera sfenoidale, come il mio braccio anteriore, ha il mascellare superiore. La sfera sfenoidale, come il mio braccio inferiore, alla mandibola. Quindi capiamo bene praticamente l'importanza di questa regione. Dal punto di vista dell'anatomia topografica parleremo di che cosa? Stiamo parlando dell'anatomia descrittiva, parleremo delle limitanti anatomiche. Cosa sono in implantologia le limitanti anatomiche? Ma non solo in implantologia. Prima nascono in chirurgia, poi vanno praticamente considerate e applicate in implantologia. Oggi noi in implantologia applichiamo le regole e i principi dello studio del microbiota orale, della flora batterica del cavo orale, praticamente parliamo dei tessuti molli a livello gengivale, del management o gestione dei tessuti molli.
prendendo spunto dagli studi fatti da Lang, praticamente, che per molto tempo è stato, diciamo, Gerlinde, scusate, Gerlinde, no, Lang, Gerlinde, che molti anni è stato il parodontologo più famoso al mondo. Io personalmente l'ho conosciuto a un corso a Montecatini in 4 giorni, e il giorno, la mattina lo ascoltavo e la sera passavo chiuso nel mio albergo praticamente a studiare, e non sono mai uscito praticamente, proprio concentrato sulle cose che diceva. E quindi aveva una valutazione del parodonte importantissimo, Gerlinde, che ha scritto tantissimi libri dal punto di vista parodontologico, e poi ha esteso le sue conoscenze al campo dell'implantologia. Ma oggi noi sappiamo che l'implantologia, dal punto di vista parodontale, ha un comportamento completamente diverso da quella che praticamente è il dente naturale. E quindi questo è, lo approfondiremo in un prossimo incontro, in cui cercheremo di capire in che cosa si differenzia praticamente, non solo in un fatto che viene a mancare l'attacco epiteliale e l'attacco connettivale, però dobbiamo ricordare che il nostro corpo, soprattutto lo vediamo quando noi utilizziamo, e ne parleremo, la fibromucosa palatale, dove sono presenti fibre importanti, fibre ossee importantissime, le fibre di Sharpe. Questi tessuti praticamente tendono a creare un cercine talmente veloce, per cui quello che non si può collegare direttamente in termini orizzontali dal cemento cellulare fino all'osso alveolare o al tessuto gengivale, la natura, ecco, per questo si chiudono anche le cicatrici, con le fibre connettivali tende a chiudere qualunque spazio che si viene a creare. Lo spazio noi lo creiamo creando un tunnel di perforazione della nostra fibra mucosa palatale. Questo tunnel noi praticamente lo possiamo mantenere e farlo sopravvivere senza portare batteri all'interno. Sta piovendo tantissimo. Senza all'interno, proprio per la natura praticamente di chiusura del tessuto parodontale. E le limitanti anatomiche sono quelle che terrorizzano, diciamo, soprattutto i neofiti, i giovani colleghi, nel dover inserire praticamente in un pianto in questa regione tubero palatino pterigoidea. Quindi sarebbe un mascello palatino pterigoidea. E ovviamente non possiamo intervenire direttamente a dissecare il nostro paziente ed evidenziare l'area praticamente pterigo-palatino-tuberositaria. Non la possiamo fare. Lo possiamo fare sul cadavere, ma anche lì praticamente sì, è interessante. Il cadavere, purtroppo, io come esperienza dell'anatomia chirurgica con il grande professor Valori Silvestri, in cui andavamo praticamente tutte le domeniche mattine a fare i nostri studi e costruire praticamente dei video adeguati sull'anatomia topografica, anatomia chirurgica, diciamo a scopo implantologico, anche perché a quel tempo era molto di moda eseguire le tecniche, diciamo, ricostruttive con prelievo tibiale, che era la nostra sede prevalente. Poi siamo passati alla cresta iliaca, poi praticamente qualcuno addirittura all'esterno, e praticamente chi è alla calvaria, che poi si è tornati indietro sulla calvaria per gli eventuali incidenti che sono successi. Ovviamente quello che noi oggi praticamente abbiamo capito è che le tecniche bone graft, cioè le tecniche praticamente ad innesto, non ci permettono riabilitazioni immediate, cioè invece noi oggi siamo diretti verso quella che è un'implantologia a carico immediato. Il carico immediato oggi domina quella scena che in passato, ai tempi di Branagh, era dominata dall'osso integrazione. Non è che non possiamo far osso integrare i nostri impianti. E proprio grazie praticamente ai concetti di osteointegrazione, che ci dicono che se un impianto viene lasciato a dimora, sommerso per un certo periodo di tempo, o praticamente comunque senza carico, senza braccio di leva, dimostrando il concetto che finché un impianto non è perfettamente osteointegrato, quell'impianto non dovrebbe essere caricato, così si insegnava la scuola svedese, oggi ovviamente noi stiamo facendo una sfida. Non abbiamo basi scientifiche se non quelli della meccanica statica, che ci dicono che i nostri sistemi full arch sono dei sistemi
isostatici o addirittura iperstatici, se abbiamo a dare delle caratteristiche, un sistema iperstatico a tutte le condizioni ideali di non avere quei micromovimenti che porterebbero praticamente, anziché a un'osteointegrazione, a un'osteofibrointegrazione. E così rispetto al passato, dove noi incominciavamo a vedere quelle tacche gigantesche e anche difficili da gestire, oggi con le clone in vivo direttamente in studio possiamo praticamente evidenziare quelle che sono le strutture anatomiche di questa regione pterigo-palatina tuberositaria, andando ad evidenziare immediatamente le due grandi limitanti anatomiche più importanti a cui noi dobbiamo fare riferimento quando andiamo ad approcciare questa regione chirurgicamente, perché non è un salto nel vuoto, o meglio, come qualcuno mi ha detto, ma sì, mettere un impianto pterigotero è anche più pericoloso di un impianto zigomatico, perché è un impianto, è un salto nel buio. Sicuramente su questo io condivido al 100% quello che dice quello che ha affermato il collega, perché mentre un impianto zigomatico io vado ad evidenziare, a scheletrizzare, il termine esatto, scheletrizzare l'osso zigomatico, evidenziando le due corticali, quella praticamente posteriore e quella anteriore, e vedere lo spessore dell'osso, e solo allora posizionare la prima fesa a cui do la giusta traiettoria nel rispetto anche della classificazione Zaga di Aparicio. Io nell'impianto pterigo-palatino purtroppo ho la problematica che io ho solo una visione laterale, poi lo vedremo. E quindi chi è che mi dice che sono giusto in quella fattispecie anatomica del paziente? L'anatomia radiografica delle tre strutture ossee e soprattutto quella che è l'evidenziazione del grande forame palatino, del palatino maggiore che manda i suoi rami verso la zona anteriore del palato, mentre praticamente quindi il palato duro, l'altro invece che va a irrorare quei tessuti che poi li vedremo, perché ormai una volta che noi affrontiamo questa regione non guardiamo soltanto la parete mediale laterale, quello che c'è in alto, quello che c'è dietro e quello che c'è in basso della bocca. Ma noi guarderemo tutte le strutture immediatamente limitrofe a queste, perché hanno un'importanza anatomico-chirurgica che noi non possiamo sottovalutare. Però prima e dopo nell'andare a studiare questa anatomia con queste belle foto, o a valerci di modelli anatomici o comunque del canale non sanguinante, noi dobbiamo sapere che ci sono anatomicamente due strutture importanti dal punto di vista del sanguinamento, che purtroppo molte volte è difficile da gestire perché? Perché arrivano dalle regioni del collo e quindi praticamente per andarle a intercettare poi dobbiamo andare qui perché queste arrivano, entrano e poi fanno il giro e vengono giù. Per cui o le intercettiamo nella loro zona terminale, cioè all'interno del cavo orale, o le dobbiamo intercettare qui. Non le possiamo intercettare quando camminano all'interno di queste strutture. Vengono dal collo, entrano qui e poi vanno, e quindi qui non possiamo purtroppo intervenire. Questo, e qui dovremmo imparare anche la regione del collo, ma sarà oggetto di un'altra chiacchierata in cui chi sarà interessato sarà bene sapere come eventualmente approcciare, in casi eccezionali, speriamo mai, una regione del collo per bloccare un'emorragia che potrebbe non essere dissanguante per il paziente, ma soffocante. Soprattutto quando andiamo a fare la chirurgia delle zone sinfisarie e ci interfacciamo col pavimento del cavo. Quindi noi dissezioneremo il nostro paziente anatomicamente come fa il peritosettore? No, ma potremmo evidenziare tali strutture con le nostre 3D con le BIN e potremmo leggere e informarci sulla struttura di questa regione e tranquilli inserire l'impianto in totale sicurezza, perché sappiamo cosa ci aspetta e cosa vogliamo raggiungere. Noi vogliamo raggiungere le corticali. Cosa ci aspetta? Un osso praticamente di bassa densità, un D4 solitamente, talvolta anche un D5. Poi parleremo velocemente dell'osso perché è importante capire l'osso, ma soprattutto l'osso nelle sue estrinsecazioni anatomiche. E inoltre sottolineiamo ancora una volta come fa la classificazione Zaga per i zigomatici.
Quello che è importante è il foro emergenziale praticamente dei nostri impianti ettericodei, perché dobbiamo valutare non soltanto il punto di arrivo, ma soprattutto il foro di entrata, perché questa regione ettericomascellare, palatino ettericomascellare, è una regione di forti inserzioni muscolari. I muscoli ettericoidei, e quindi parliamo del laterale e del mediale, non sono muscoli ettericoidei, sono ettericomascellari. Perché? Perché hanno delle inserzioni praticamente sulla tuberosità mascellare, quelle inserzioni che assumono un'importanza fondamentale per mantenere quell'osso. E poi vedremo una stretta correlazione per capire come l'apofisi zigomare, l'apofisi mastoidea, dove praticamente si vanno a ancorare i due muscoli che ci permettono l'omologia, il trapezio, lo sternocleido mastoideo, vada a caratterizzare anatomicamente quell'area ossea, che è uguale alla stessa area tuberositaria. E che cercheremo di capire le densità, mentre una struttura che non è legata alle inserzioni, ma deve sopportare i carichi, le ossa che devono sopportare i carichi, hanno spessori molto più ampi. E lo vedremo, le zone delle basi nasali, dove noi impiantiamo i nostri impianti premaxillari nasali. Quindi l'area di interesse chirurgico l'abbiamo capito. Mascellare, processo piramidale dell'osso palatino, che serve come elemento all'incastro fra il mascellare e l'osso ptericodeo. Il processo ptericodeo-palatino, a che serve il processo piramidale, scusate, dell'osso palatino? Processo piramidale dell'osso palatino, domanda bruciapelo. A cosa serve? A collegare la tuberosità mascellare ai processi, praticamente alla lamina pterigoidea, ai processi pterigoidei. Laterale e mediale. Ok. La regione palato, pterico, palatina, tuberovisitaria ha come interesse notevole non solo un interesse implantologico. E come scrivevamo, è fatta da tre strutture ossee. Queste tre strutture ossee incominciano a assumere significato, l'abbiamo detto, grazie alle sinostosi. Le strutture ossee sono la tuberosità mascellare, l'osso palatino e i processi pterigoidei dell'osso sternale. E collega le strutture mascellari alle strutture della base cranica, lo splancro cranio al neurocranio. Ed ecco ben collegate le tre strutture, le vedete, e la regione della nostra limitante situata a questo livello. Quindi la visione semplice di queste strutture permette di capire meglio l'architettura di questa regione complessa. Queste strutture ossee sono assemblate con strutture ossee di sinostosi e conferiscono alla regione PPT, pterigo-palatina tuberositaria, una massima resistenza. L'osso palatino, visto praticamente, diciamo, da solo, frontalmente, davanti, è fatto ad L. Ed è costituito da una lamina orizzontale e una lamina verticale. Ma che cosa ha di caratteristico questo osso palatino? Ha dei rostri, delle apofisi. Eccolo qui, il processo piramidale. Lo vedete il processo piramidale dell'osso palatino? È proprio un processo che si va a mettere lì a collegare il mascellare, a stabilizzarlo con l'osso sfenoidale, dando continuità alle strutture. In più, in alto, ha due strutture divergenti, con un'incisura sfenoidale interposta, che sono il processo orbitario che va praticamente nell'orbita e il processo sfenoidale che collega praticamente allo sfenoide. Quindi questo osso palatino, lo sappiamo tutti, è un osso di collegamento fatto da due lamine che completano una, la parete laterale del seno mascellare, la lamina verticale, l'altra, la parete orizzontale, fa il pavimento delle cavità nasali al piano di sotto, perché noi abbiamo tre piani ossei, da origine, da vita al palato. E poi queste due lamine danno questo processo piramidale e due processi, uno orbitale e uno sfenoidale dietro. Il processo piramidale dell'osso palatino, che scende, come vediamo, a questo livello, va postero, va dietro e lateralmente, e noi lo intercettiamo facilmente o direttamente o appoggiandoci col fianco su quando noi andiamo a inserire praticamente i nostri impianti pterigoidei. Ed è già una struttura ossea importante, e qui, siccome le ossa palatine, e questo vi voglio far capire,
hanno una funzione di congiunzione ossea, quindi sono frazionate dalle ossa. Questo dovete capirlo, è importantissimo. E hanno delle sinostosi. Queste strutture ossee sono di solito tutto osso compatto, come le ossa piatti. Hanno una scarsa diploide interposta, hanno due corticali molto avvicinate, come le ossa della piatte della base della volta grande. Quando invece un osso ha le inserzioni muscolari, ed ecco la differenza fra il processo piramidale dell'osso palatino e la tuberosità mascellare, hanno due funzioni diverse, perché la funzione che forma l'osso, questo è importante, ecco perché gli impianti vanno studiati in funzione dell'osso che inseriamo, ma in base al carico che poi gli diamo. Allora, quando noi abbiamo un'inserzione muscolare, questo osso tende a cavitarsi all'interno, a superare una struttura trabecolare e diventare più elastico. La zona tuberale, tuberosità. L'osso piramidale, essendo posto fra due ossa, osso mascellare e osso sferulare, lo vedete, lamina arteriovenea, che cos'è? È un osso osseo. Va bene? Penso di avervi spiegato un concetto. Ed eccolo qua, il nostro gran signore, che sembrano due, un bel monopattino, vedete, con le due rotelle, quelle che portavamo, il manubrio e le due ruote del nostro quad. Lo vedete, è proprio un quad. Ecco il processo orbitale, il processo sfenoidale, il processo piramidale, la lamina verticale, la lamina orizzontale, la sutura palatina mediana completa il palato dietro, per cui guarderemo dietro distalmente la spina nasale posteriore. L'impianto otterico è un impianto che può interfacciarsi molto facilmente, si deve interfacciare con questa struttura praticamente molto importante. Capito il concetto dove sta? Questo è importantissimo che noi ce la dobbiamo avere stampato nella nostra testa per tutto lo studio dell'anatomia di tutto quanto il corpo. E quindi ecco che l'osso palatino, abbiamo questi due processi che abbiamo visto, che si vanno a incastrare, uno qua in basso, il processo piramidale, l'altro in alto, quello orbitale, l'altro se ne va sullo sferoidale. L'altro osso che ci interessa è la lamina o placca pterigoidea. E quando guardate la lamina pterigoidea, così come lo vedete in questo modellino, lo riuscite a vedere in questo modellino, vedete il processo piramidale dell'osso palatino, come si va ad incastrare nell'incisura pterigoidea o incisura palatina dei processi delle lamine mediale e laterale dell'osso del processo interiore dell'osso sferoidale, lo vedete da dietro, eccola qua, va a incastrarsi perfettamente, sono un maschio e una femmina completamente incastrati. Questo è importante. E questa regione che noi andiamo a considerare, la regione tubero palatino pterigoidea, che molti dicono: attenzione, che andate in fossa pterigopalatina, attenzione, che passa l'arteria mascellare interna, ramo terminale insieme alla temporale superficiale della carotide esterna. Bene, l'arteria mascellare interna è molto lontana dalla regione di interesse implantologico. Molto di più mi preoccuperebbero le perforanti esterne sulla tuberosità del processo, perché praticamente a me quelle lì mi sanguinano subito. Ma se io sono stato terrorizzato dall'arteria mascellare interna, vedo un po' di sangue e mi spavento. Assolutamente niente di più sbagliato. E lo vediamo bene la tuberosità mascellare, che il nome di tuber lo dice proprio, serve per le inserzioni muscolari, non a caso abbiamo questo tuber che è un po' dissestato, no? È più laterale il tuber, lo vediamo, è più laterale il tuber rispetto a questo. Perché? Perché qui si devono inserire i muscoli e le arterie perforanti stanno qui, invece l'arteria palatina, cioè l'arteria mascellare, sta qui dietro. Siamo lontanissimi da queste regioni anatomiche. Lo vediamo subito l'importanza dei muscoli. Guardate
sul lato destro, sul vostro, lo state guardando, guardate sul vostro lato destro, lo vedete il muscolo praticamente laterale, pterigodeo laterale, e il muscolo pterigodeo interno o mediale. Si vanno a inserire sì sulla lamina laterale dell'osso sfenoidale, sulla lamina laterale questa, su questa, sulla lamina laterale del processo pterigodeo dello sfenoide. Sì, ok, una un po' all'interno, una al di sotto e un po' all'esterno, quello tubo laterale, lasciando la mediale invece a costituire la parete posteriore del cavità nasali e quindi diciamo la volta delle coane nasali, ok? Non la volta, cioè le pareti insieme allo sfenoide costituisce questa struttura qua delle coane nasali. Bene, questi muscoli si vanno a inserire a livello tuberositario e quindi quando io vado a intercettare quell'area tuberositaria, io sto qui dove mi segna la freccia rossa, io che cosa incontro? Incontrerò dei fasci muscolari dello pterigodeo mediale che io posso andare a perforare, intercettare, quando io me ne vado dentro e supero quella che abbiamo visto prima, la lamina pterigodea. E qui mi troverò i rami sulla parete, sul versante mediale della lamina laterale del processo pterigodeo. Sul versante mediale della lamina laterale del processo pterigodeo mi trovo questo muscolo qua, questa inserzione del cavo profondo dello pterigodeo mediale interno e a livello tuberale mi potrei trovare il muscolo, praticamente il cavo diciamo superficiale dello pterigodeo mediale. Ok, e quindi noi abbiamo capito quanto è importante conoscere l'anatomia topografica che vedremo. Quindi l'interesse implantologico della regione pterigo-palatina è che un impianto assolve alla sua funzione questa regione come pilastro posteriore di un filarcio e sia utilizzato singolarmente oppure per ridurre lo sprando oppure a sostegno di un ibrido zigoma o oppure addirittura a sostegno di impianti transinusali, cioè quando io devo scollare, voglio andare più distale, però mi rendo conto che quell'impianto pesca maggiormente nel vuoto del seno, che si è pneumatizzato molto medialmente e mi ha divorato il pilastro canino del mascellare, io a quel punto mettere un impianto pterigodeo è una scelta terapeutica. Quindi l'impianto pterigodeo che cos'è? È l'impianto che ha nel cassetto l'implantologo zigomatico, l'implantologo transinusale, quando si accorge che quell'impianto che ha inserito non lo ha ben stabilizzato per mille motivi. E allora è un impianto nel cassetto, è una soluzione che tutti dobbiamo conoscere. Oppure perché il paziente, per motivi anatomici, ha bisogno di un'occlusione un po' più distale e io ho paura di non avere, di aver inclinato, di pescare troppo nel vuoto, non ho una corticale crestale sufficientemente stabilizzante per dare quel quadricorticalismo che io non riesco a ottenere con un zigomatico perché non ho due pareti ossee, ma ho l'impatto, dovrei abitarlo nello spessore della pavimento delle cavità nasali, poi vedremo quali caratteristiche anatomiche ha quell'osso del pavimento delle cavità nasali. Bene, io a quel punto vado a supportare il mio lavoro con un impianto distale posteriore che io devo assolvere, devo avere. E quindi praticamente noi abbiamo, grazie al fatto che queste tre strutture ossee, e questo che vi voglio dire, sono staccate, lo vedete? Proprio del modello, perfettamente unite dalle sinostosi, questa struttura che io passo dal mascellare, passando in appoggio o in attraversamento del processo priamidale del palatino e vado sulla lamina pterigodea dell'osso sfenoidale, io attraverso tre ossa, la prima persona che mi incontra mi dice: Oddio, hai inserito un impianto in una struttura. In una struttura che invece dal punto di vista sinostosico è come averlo inserito a livello cranico, passando dal parietale all'occipitale in un sistema sinostosico. Ma mentre il cranio
è rivolta all'aria, è soggetta ad azioni membrane reciproche, noi a livello, e quindi a movimento, a livello del mascellare superiore, soprattutto in funzione del fatto che si è ridotta la funzione masticatoria del paziente, praticamente abbiamo quella che potremmo dire una stabilità dei nostri impianti, una stabilità del muscolo. Quindi queste tre ossa terminali, questi tre pezzetti finali di tre ossa, tuberosità mascellare, processo piramidale del palatino e praticamente lamina pterigodea, sono praticamente l'unione fa la forza. È il papà che porta per mano suo figlio. Insieme fanno la forza. Il collega che stringe la mano al collega, insieme, senza nessuna invidia, senza nessun rancore, vanno insieme avanti. Il problema dello sfruttamento minerario di questa regione ossea sono le limitanti anatomiche di Cinghione. Perché non viene sfruttata quotidianamente questa miniera di osso dei collegati insieme alle sinostosi? Perché praticamente all'intorno abbiamo un problema condominiale. Ci sono i condomini che praticamente possono influenzare il nostro libero comportamento. Quindi molto terrore, molta paura viene inoculata negli allievi che seguono dei corsi, facendo capire che chi fa questo corso è il grande professore. E chi invece va al corso non è nulla. E quello che capita spesso quando io nelle relazioni alzo il dito e voglio prendere la parola e casomai ribattere, ma non in senso critico, in senso scientifico, quello che dice il relatore trovo sempre il muro di gomma. E invece noi non dobbiamo avere un problema condominiale con la nostra regione pterigopalatina tuberositaria. Perché è una regione che una volta che noi abbiamo imparato, l'abbiamo visto a conoscere le nostre economie, possiamo affrontarla tranquillamente perché l'unica vera limitante anatomica è non sapere quale inclinazione dare ai nostri impianti, quale velocità dare alla nostra fresa, quale tipo di impianto inserire e soprattutto praticamente ricordarsi sempre che c'è una limitante anatomica vera che è l'arteria palatina, ma devo essere un incosciente ad andarla a cercare. E invece, se io chirurgicamente preparo bene, come faccio per un ottavo, il mio letto operatorio, perché chi sono i chirurghi implantologi oggi? Sono i chirurghi orali, chi sono quelli che mettono i zigomatici, soprattutto massillofacciali? I dentisti hanno paura, invece no. Se noi studiamo l'anatomia, la stessa anatomia, ci viene insegnata bene e ci viene fatta capire come è stata fatta capire ai chirurghi massillofacciali, ovviamente, se il dentista pensa invece che l'implantologia è chiedere due informazioni al venditore, metterle nel cassetto e aspettare il paziente per inserire un impianto, ovviamente questo argomento, questo sfruttamento minerario della regione pterigopalatina, poco ci interessa. E quali sono i condomini che rompono le scatole alla regione pterigopalatina e possono, diciamo, limitare il numero di impianti pterigodei che noi inseriamo? Il primo, più di tutti, il canale pterigopalatino, con i suoi relativi vasi endemici, l'abbiamo visto sulla radiografia. In alto e indietro la fossa pterigopalatina, eccola qui, la nostra fossa pterigopalatina che sta qui sopra. Molto importante questa regione. Poi ovviamente lateralmente abbiamo le inserzioni muscolari, abbiamo i vasi perforanti e abbiamo la fossa infratemporale. Ma mi auguro che nessuno nell'inserire un impianto pterigodeo se ne vada lateralmente nella fossa infratemporale. Potrebbe capitare nell'inserire un impianto zigomatico. Se io do una cattiva angolazione al mio impianto e non mi tengo preciso, io praticamente rischio di intercettare la fossa infratemporale. Ma è un'evenienza rarissima che è legata alla non conoscenza, alla non chiara comprensione di quello che io anatomicamente sto affrontando. Quindi ricordate che la regione, le limitanti anatomiche con cui noi ci interfacciamo nella regione pterigopalatina sono medialmente importante il canale pterigopalatino, che però diciamo dove esce il palatino maggiore e il palatino minore, le perforate, praticamente non è importante.
No, non vi dovete preoccupare, siete nella giusta posizione. La fossa pterigopalatina sta in alto. Quello che trovate, che troverete come elemento che vi infastidisce, è il sanguinamento nello scollare le arterie perforanti e soprattutto le inserzioni muscolari e la fossa infratemporale, perché qui non ci sono solo gli pterigoni, attenzione, ne vedremo parlare dopo. C'è un muscolo importantissimo che si chiama buccinatore, che uno non gli dà nessuna importanza, che ci sembra un muscolo bilicciale, un buccinatorio innervato dal settimo paio dei nervi cranici, neanche innervato dal quinto paio dei nervi cranici, quello che è strettamente collegato al funzionamento delle ossa mascellari dalla cartilagine del primo arco branchiale. No, è innervato dal secondo paio, dal secondo arco branchiale, dal settimo paio, il fasciale, che include anche l'osso ioide. Invece quel nervo muscolo buccinatorio lo vedremo quanto sia importante nel dividere la regione della cavità orale da quella della fossa infratemporale. Soprattutto importantissima quando noi affrontiamo la regione suddetta tuberosità, l'estrazione del dente di giudizio superiore. La fossa infratemporale la vedete qui in basso, ma poi la descriveremo più in maniera più dettagliata. La fossa pterigopalatina, una visione di entrata, quella che vi facevo vedere anch'io, della fossa pterigopalatina, scusate, da qui, pterigopalatina, vista praticamente dal basso, lo vedete in basso a sinistra. Quindi limitanti anatomiche in pollicinori importanti dal punto di vista chirurgico e patologicamente, rendendo perciò, essendoci questi limitanti, una regione ossea importante, grazie alle sinostosi che collegano le tre ossa, ma importante chirurgicamente perché ci sono limitanti per la fossa pterigopalatina, per la fossa infratemporale, e lo già vediamo, già sto descrivendo, da cui è divisa la regione tuberositaria, soprattutto dal muscolo buccinatorio e dalla bolla del Bichat, la quale bolla del Bichat, pensate, è l'unica struttura anatomica, cioè se uno va a leggere la bolla del Bichat e ha un po' di grasso, che divide questa regione, la faccio qui, prendo quest'altro cranio, grazie a mio figlio me l'ha portato, questa regione qui, praticamente la fossa infratemporale da quella dalla fossa temporale, praticamente, o sola zigomatica, praticamente dalla bolla del Bichat, cioè qui c'è del grasso che ci viene questa regione, praticamente questa regione si va. Quindi capite bene che noi ogni volta che mettiamo una leva, qualcosa in quella, e ci avviciniamo a quella regione, noi dobbiamo proteggere dietro. Perché se togliamo un ottavo, e ne abbiamo già parlato, usando la leva in spinta posteriore e non cercando di spingere il dente verso il basso, ma lo spingiamo indietro, il rischio, se non proteggiamo posteriormente, con lama di mela, con quello che noi vogliamo, rischiamo che una manovra in consulta cede l'osso, cede la tuberosità e possa finire praticamente in fossa infratemporale. E quella che diventa un'estrazione banale potrebbe per alcuni versi diventare, in mani di un esperto, un'estrazione molto complicata, ovviamente. L'abbiamo già vista questa immagine, abbiamo già visto in tutte le direzioni la lamina pterigotea, la visione laterale, la visione dell'alto, la visione interna. Quindi vediamo tutta la nostra regione. Quindi parliamo della fossa pterigopalatina. Cos'è questa fossa pterigopalatina che ci spaventa così tanto dal punto di vista praticamente implantologico? Qualcuno addirittura la cita pure in merito all'inserimento di impianti zigomatici, perché è la fossa pterigopalatina che avviene mediante l'ingresso di quella che è la fossa o fessura, chiamiamolo così, pterigomascellare. Perché si chiama pterigopalatina? E perché entriamo con la fossa, con la fessura pterigomascellare? Questa sarebbe una bella domanda che voi dovreste porre a chi vi dice che dovete stare attenti a questa cosa. Allora, noi per entrare in questa fossa, perché è una fossa, un buco, praticamente entriamo attraverso una fessura, la porta, e poi c'è l'ingresso, e poi c'è la stanza, giusto? Allora, la porta di entrata si chiama fessura pterigomascellare. Perché? Perché fra il processo pterigoreo e l'osso mascellare. E quindi si chiama ingresso mediante la fessura
terico mascellare. Ok? Ci siamo. Perfetto. E in questa fessura davanti c'è praticamente la tuberosità, dietro il processo tiroideo, e dietro questo qui c'è il pilastro laterale, ovviamente, dell'osso, del processo tiroideo. In basso, la fossa pterigopalatina è in rapporto al processo piramidale dell'osso palatino, un'espansione dell'angolo esterno fra l'angolo orizzontale e verticale. In dentro, quindi stiamo parlando della fessura pterigomascellare per entrare, superata la fessura pterigomascellare, entriamo nella fossa pterigopalatina, perché le pareti sono fatte dall'osso, dalla lamina pterigodea, dal processo pterigodeo, e in fondo lo vedete in verde, qui segnato dalla lamina verticale dell'osso palatino. Quindi la fossa pterigopalatina è la parete del pterigodeo e la lamina verticale del palatino, però l'entrata è fra lo pterigodeo e l'osso mascellare. Per cui non creiamo confusione. Qualcuno la chiama pterigomascellare, noi la chiamiamo pterigopalatina perché dentro è fatta, è una fossa. L'ingresso, la fessura è pterigomascellare, la fossa è pterigopalatina, la fessura è pterigomascellare, la fessura è la fossa è pterigopalatina. E in questo mi sono scontrato molte volte con dei colleghi e ho trovato il muro di gomma quando hanno capito che forse è importante capire certe differenze, perché noi siamo lontani sia dalla fessura, perché noi siamo più bassi, lo vedete, siamo molto più bassi dalla fessura pterigomascellare, e siamo molto lontani dalla fessura pterigopalatina. Se noi ce l'andiamo a cercare, andiamo al polo nord, ovviamente prima o poi troveremo il freddo. E al davanti ovviamente c'è la tuberosità mascellare, per questo denominata da alcuni pterigopalatini, da altri pterigomascellare se guardate la fessura di entrata, pterigopalatina se siete dentro l'appartamento. Ok? Benissimo. E vediamo, ovviamente a tutta questa regione che stiamo parlando, si arriva anatomicamente dal punto di vista della dissezione, poi lo vedremo, entrando attraverso la fossa infratemporale. Di solito l'anatomopatologo taglia il ponte zigomatico per vedere bene questa regione, ok? Questa cosa noi non la faremo mai. E quindi l'abbiamo appena descritta, non mi soffermo. Questa fossa a cui si entra attraverso la fessura pterigomascellare ha delle comunicazioni. Che cos'è questa fossa? La fossa accoglie strutture anatomiche, nervose e vascolari che devono raggiungere tutte le regioni. Cioè, che vuol dire? Volete uccidere una persona? Gli tagliano il collo. Punto debole. Una volta però che è penetrato e sta arrivando alla base granica, sono di strutture anatomiche che si muovono, cosa fa il sistema? Perché si dice, le nasconde dentro una fossa. Perfetto. Questa fossa si accede alla fossa granica media, all'orbita, alla cavità nasale, alla cavità orale, al naso faringe, alla fossa infratemporale. Da cui si entra. E qui non mi sto a soffermare su quante comunicazioni. Capite, questa fossa con tante dilatazioni, come se fosse questa fossa, ogni una delle mie dita è un canale. Lo ripetiamo, la fossa granica media, l'orbita, la cavità nasale, la cavità orale, l'area nasofaringea, il retrofaringe per capirci, e lì la fossa infratemporale che abbiamo appena detto. Potrebbe essere un argomento interessante la fossa pterigopalatina per il gusto anatomico di conoscere quello che è il corpo umano. E chi è l'inquilino più importante per noi della fossa pterigopalatina? Il punto dell'inquilino più importante è l'arteria mascellare interna. E se noi non riusciamo a immaginarla questa regione se non la vediamo tridimensionalmente nella nostra testa, capite che noi siamo molto più bassi e molto lontani dall'arteria mascellare interna. Per finire qui dobbiamo andare con una forza pazzesca, con una velocità pazzesca e spingere. Invece l'osso di guancia è un osso che dobbiamo stare attenti a non forzarlo, a lavorare a bassi giri, fare una fresatura biologica, una fresatura addirittura con fenomeni osteocompattatrici. Questa è una regione che si lavora bene con il magnetic mallet e usando impianti fortemente performanti.
impianti fortemente performanti, perché dobbiamo capire bene cosa significa impianto performante. Allora, quando io guardo un impianto, dico: questo impianto non è performante, questo impianto è performante. Quando io lavoro sul mascellare superiore, ho bisogno di impianti performanti o di impianti non performanti. Se voglio fare il carico immediato, devo fare impianti performanti. E quindi qui bisogna cercare, se non ce l'ha la casa a cui ci rivolgiamo, degli impianti performanti per questa regione. E noi cercheremo di capire quale caratteristiche deve avere un impianto performante, che non è un impianto che dice: vabbè, devo mettere un impianto nell'opterigodeo, nella regione opterigo-palatina, prendo uno degli impianti che utilizzo dal cassetto normalmente e lo vado a mettere lì. No, non è la scelta migliore, e poi vedremo perché. Arteria mascellare, che come video c'è scritto qui, non vi voglio soffermare a parlarne come si fa con la fossa arterio-palatina, ma dovete sapere che l'arteria mascellare, che è uno dei due rami terminali insieme all'arteria temporale superficiale della mascellare interna, che insieme alla scusate, della carotide esterna, che insieme alla carotide interna deriva dalla carotide comune, che nasce dall'arco aortico praticamente e direttamente a contatto col cuore, dove c'è una pressione notevole, se noi la perforiamo immediatamente si allarga tutto, e per chiudere allora dobbiamo andare a lavorare praticamente nel ramo parotideo. Ovviamente quello che noi dobbiamo capire è che l'arteria mascellare non è un'arteriola di poco conto, è un'arteriola che erode i nostri mascellari superiori e inferiori, questo dobbiamo fare subito. E praticamente c'ha tre circoli, tre intorni, tre punti e tre funzioni completamente diverse. Uno, la prima è quella dell'area mandibolare, perché innerva tutta la nostra area mandibolare, l'arteria alveolare inferiore, e più quella della zona auricolare. Ecco la stretta correlazione fra quello che praticamente è le ossa mascellari e l'orecchio, sono strettamente collegate. Addirittura l'orecchio e la mandibola hanno un pezzettino di osso che il primo arco branchiale o arco mandibolare dona, o cartilagine di Magri dona all'orecchio per completare la catena di ossicini. Primo. E c'è pure un muscoletto che il quinto baio tende ad innervare, non solo il settimo baio, ma c'è anche uno piccolino, praticamente, che è molto importante. E quindi, mandibola e orecchio camminano insieme. Quando c'è un problema nell'articolazione temporomandibolare, potrebbe avere un riflesso sugli occhi, anche per quello che abbiamo appena detto, anche per la caratteristica della scolarizzazione. Poi c'è un secondo elaudo, un secondo branca, un secondo gruppo, che è quello strettamente pterigodeo, ma pterigodeo nel senso della lamina pterigodea, dell'osso pterigodeo, non del pterigo palatino, la parte pterigodea fuori dalla fossa pterigo palatina, dentro potremmo dire la fossa infratemporale, in prossimità della fossa pterigo palatina, ma fuori dalla fessura che lo tiene fuori la pterigo mascellare, c'è praticamente quelle che sono le arterie che vanno a irrorare i muscoli pterigo, innervati dal primo arco branchiale, dal quinto paio dei nervi glandici dal trigemino, che è collegato alla cartilagine di Becker. E quindi abbiamo pterigodeo mediale, pterigodeo laterale, e abbiamo praticamente il rami superficiale profondo e il massetere, e guarda caso, proprio in rapporto a quello che dicevamo della zona tuberositaria dove si attacca al buccino d'aria, viene irrorata dall'arteria mascellare interna, dal suo gruppo di rami pterigodei, anche il muscolo buccinatorio. Quindi il muscolo buccinatorio è un muscolo facciale per certi versi, ma componenti di stretto legame col quinto, come l'orecchio è del settimo paio e nell'ottavo paio la sensibilità. Ma la motilità è nel settimo paio, legata al quinto, settimo e quinto, guarda la lingua, settimo e quinto, fanno la faccia, tutto il superficiale della faccia è settimo, tutto il muscolare profondo è quinto, quinto e settimo se la giocano sempre insieme, il sesto è l'abducente e se ne va posturale a muovere l'occhio, ma quinto e settimo camminano insieme. Scusate l'enfasi. E poi abbiamo gli pterigodeo palatini, il gruppo di rami pterigodeo palatini. E quindi abbiamo qui quei rami che proprio stanno in quella regione che noi dobbiamo scollare vicini, e sono e possono interessarci anche per gli zigomatici, quindi
il gruppo dei rami dell'ergopalatini, dell'arteria mascellare interna, che interessa il chirurgo che mette gli impianti pterigomelei e che mette gli impianti zigomatici. Ed è il gruppo dei rami pterigopalatini dell'arteria mascellare interna, e sono il ramo discendente dell'arteria palatina, quello che abbiamo detto, l'arteria alveolare posteriore superiore, che la vediamo qua con i suoi rami perforanti, che possiamo intercettarla e ci può sanguinare, dobbiamo proteggerla. Il ramo infraorbitale, guarda caso, che è quello che ci preoccupa nello zigomatico, il ramo con un'arteria che va nel canale pterigoideo e l'arteria proprio sfenopalatina, come l'abbiamo imparato a conoscere. Ed eccole qua. Quindi abbiamo tutto quello. L'arteria sfenopalatina è quella anteriore, che poi si va a collegare praticamente con, oltre ad aver irrorato l'arteria laterale, la parete laterale delle cavità nasali, finisce nel canale naso-palatino e si collega praticamente con la grande arteria palatina, mentre l'arteria palatina minore, che va con i nervi palatini minori, con le due strutture anatomiche che abbiamo imparato a vedere praticamente, va a irrorare tutto il palato molle e le strutture che vedremo parlando della fossa infraorbitale. Poi che ci sta dentro questa fossa infratemporale? C'è anche un ganglio, me ne parlo 2 minuti, il ganglio sfenopalatino lo volete imparare a conoscere? Prendete un ghiacciolo, attaccatelo al palato, all'unione tra palato duro e palato molle, lo appoggiate in un cubetto di ghiaccio, sentite un forte mal di testa. Bene, sono tutte queste innervazioni che fanno capo al ganglio sfenopalatino, che molte volte possono essere se causa della sensibilità, come si dice, del disturbo di quello che è praticamente la cefalea retroorbitale, e potrebbero essere legati al ganglio sfenopalatino. Quindi il ganglio sfenopalatino, che non a caso lo vedete, dà insieme al ganglio di Gasser che sta qui, delle comunicanti che passano nel nervo infraorbitale. Quindi il nostro occhio, e quindi direttamente per riflesso anche lo stanco, insomma, diciamo, il ganglio sfenopalatino è quello che succede alla nostra bocca, dobbiamo impararlo a capire, molto strettamente collegato con l'occhio, così come noi abbiamo capito, noi dentisti, io mi vorrei soffermare, abbiamo capito che bisogna espandere un palato contratto, o in modo rapido o in modo lento, come vogliamo, noi espandiamo trasversalmente, recuperiamo perimetro di arcate espandendo trasversalmente, e quando lo facciamo, soprattutto in modo rapido, guadagniamo la funzionalità respiratoria. C'era Enrico Viva, purtroppo carissimo mio collega, Ringoiata, che mi invitò a Santa Maria di Leuca, in cui scrisse un libro, e a quel punto lui toglieva tutte le adenoidi e praticamente le tonsille per far respirare i suoi pazienti, però aveva un grande dubbio riguardo praticamente all'espansione rapida, cioè al diastasi dell'air, e noi ci affrontammo insieme e a tavolino parlammo per molto tempo, e lui mise addirittura il titolo al suo libro che io gli suggerì. Quindi quello che praticamente l'adenotonsillectomia, praticamente come scopo preventivo nella ventilazione nasale del paziente, al fine di eliminare una respirazione orale che porta alla fascia esodeodea, una respirazione mista che può determinare uno scarso sviluppo praticamente anche delle ossa mascellari e dello zigomatico, noi praticamente capiamo bene che dobbiamo alla stessa maniera capire, così come noi abbiamo capito l'espansione del mascellare per intervenire sulle cavità nasali e far respirare i pazienti, cosa vi volevo dire? Anche l'occhio subisce tutte le influenze positive o negative di quello che accade nei piani inferiori. In questo io sono un grande studioso di oftalmologia e mi occupo di questo. Quindi incominciamo a capire che questa fossa pterigopalatina, a cui si accede attraverso la fessura pterigomascellare, è una zona da cui si entra tramite praticamente la fossa infratemporale, spostando l'arco zigomatico, spostando i muscoli praticamente pterigoidei che ci possono, diciamo, essere impedimento. E questa regione è talmente lontana, talmente lontana, talmente lontana dalla fossa, dalla struttura, dalla regione pterigo-palatina tuberositaria, così come è lontano il pavimento della cavità orbitaria rispetto
all'infraorbitario, cioè che vuol dire che il pavimento a cavità orbitaria che ha una descendenza verso il basso, una sorta di discesa, non dobbiamo guardare il bordo inferiore, ma l'infraorbitario. E l'infraorbitario che cammina in corrispondenza del, vediamo se ce l'ho qua, cammina in questo solchettino e poi esce qui sotto. Una volta che abbiamo intercettato l'infraorbitario, nessun zigomatico potrà mai andare, che passa a distanza di 3 mm e è parallelo al bordo inferiore dell'osso zigomatico, potrà mai intercettare il nervo infraorbitario e tantomeno il pavimento della cavità orbitale. Andate tranquilli. Quello che bisogna individuarlo, ovviamente, non è in questo modo, ma nel modo laterale. Adesso lo vedete frontale, lo dovete vedere laterale, l'osso palatino messo così, perché l'osso palatino, l'osso zigomatico, scusate, eccolo qua. Qui c'è l'apofisi zigomatica dove voi infilate i vostri impianti, praticamente, i vostri impianti mascellari, ok? Zigomatici. Qui c'è il processo frontale e qui c'è il processo zigomatico, temporale. E questo zigomo, nell'apofisi zigomatica, voi dovete entrare e sfruttare tutta questa inserzione ossea, eccola qua, ok? Che sta alla base del vostro mascellare. Eccola qua, così si vede meglio, guardate. Anziché cercarla nel nostro zigomatico, ok? Perfetto, messo così, di piatto, ok? Lo immaginate, voi in realtà gli impianti li state mettendo, li chiamate zigomatici, ma li state mettendo già dentro la tuberosità, voi entrate qui dentro o davanti, lo state mettendo nella tuberosità praticamente dell'osso, la tuberosità zigomatica dell'osso mascellare. Bene, il buccinatorio. Il buccinatorio, insieme alla bolla di Bichat, separa la cavità orale dalla fossa infratemporale. La bolla del Bichat da sola separa la fossa infratemporale dalla fossa temporale. Ed eccola qua, l'altra limitante laterale e posteriore, laterale e posteriore. È più facile se prendete un'inclinazione troppo orizzontale, uscire dietro la e non individuate la uscire dietro la tuberosità mascellare e finite in fossa infratemporale. Cioè, se andate in questa direzione senza tenere la giusta angolazione, tenervi al centro esterno, ma partite troppo esterni e partite in questo modo, potreste uscire. Poi è un'evidenza che non, uno non c'ha chiaro. Invece, se partite al centro e date quella leggera inclinazione di 7-15 gradi, voi intercettate le strutture anatomiche tenendovi sufficientemente lontani da quello che è il grande forame palatino, la grande arteria palatina. La fossa infratemporale, eccola qua. E poi vedremo come la base cranica ha tante regioni. La fossa infratemporale è la regione che accoglie praticamente la mandibola e tutti i muscoli annessi e connessi. Ovviamente è una regione, eccola qui, lo vedete, che sta qui sotto, ed è una regione praticamente molto interessante. E la bolla di Bichat da sola separa la fossa infratemporale da quella sovratemporale, al di sopra dell'arco zigomatico, e separa quindi la cavità orale dalla fossa, insieme al buccinatore, dalla fossa infratemporale. Dal lato mediale, ecco i vasi palatini, quelli che ci preoccupano, ma noi lavoriamo in quelle strutture che sono poste al di là. Se andiamo sul setto nasale, sul vomere, sul setto nasale, il cartilaginio, troviamo invece queste strutture. I vasi sono irrorati da queste arterie, sia l'etmoidale, la zona anteriore, e sia praticamente soprattutto le sferopalatine, eccetera, eccetera. E quindi vediamo l'arteria pterigopalatina con il ganglio pterigopalatino che scende, quello che abbiamo visto nel canale scavato fra le due ossa, e entra nel palato per poi andare anteriormente. E qui lo vediamo ancora meglio. Quello che vediamo nel disegno lo vediamo anche nelle dissezioni anatomiche. Ovviamente sì, può essere interessante andare a smontare un palato, andare a cercare, ma quello che vedete qui sono strutture anatomicamente lontane da quelle che noi vediamo, e le vediamo come? Con le radiografie. Con le radiografie noi vediamo questa terra, la nostra regione posta lateralmente. Capito? Noi siamo lontani,
praticamente da queste regioni praticamente nasopalatine. Noi lavoriamo, diciamo, in una regione più esterna, dall'altra parte. E lo vediamo anche in questo modo. Eccola qui, del taglio coronale, noi vediamo praticamente di tutto il cranio, vediamo la fossa pterigopalatina, lo vedete dove sta? La fossa pterigopalatina è vicina alla fossa orbitale inferiore, la fessura orbitale inferiore, la fossa pterigopalatina, e ovviamente lo vedete descritto da chi veramente studia, fotografatela questa immagine, la fessura pterigopascellare vi fa entrare nella fossa pterigopalatina, che si trova al di sotto, in comunicazione diretta, con la fessura infraorbitale inferiore, tant'è vero che si è stimolato il palato col ghiacciolo, stimolate le strutture nervose presenti nel ganglio pterigopalatino, nella fossa pterigopalatina, e la sensazione di freddo vi arriva agli occhi, ok? Di fastidio. Mi sembra abbastanza chiaro, e addirittura in questa zona c'è il forame sfenopalatino del coso del, come si chiama, del seno paranasale e sfenoidale. Ok? Lo vedete la nostra regione quanto è lontana dal ganglio pterigopalatino, che, come abbiamo detto, è in stretto collegamento mediante filuzzi nervosi con tutte le strutture, dando quella sindrome del ganglio sfenopalatino. Quello che è l'altra limitante anatomica che nessuno ne parla, ma secondo me è fondamentale, è la limitante del cavo orale. Che significa limitante del cavo orale? Quando voi eseguite un impianto zigomatico, soprattutto, ma anche quando vi troverete a affrontare l'impianto pterigopalatino, la cosa più importante è la limitante orale. C'è da fare una considerazione molto importante che riguarda la natura dei nostri mascellari. La natura anatomica, ce l'abbiamo, l'abbiamo detto, ce la indicano praticamente i vasi, no? L'arteria mascellare interna dà rami per la mandibola, rame per il muscolo inferiore, rami per il mascellare superiore e praticamente, ovviamente, per il mascellare superiore e quindi detti pterigopalatini. Alla stessa maniera, così come i vasi vengono dal basso, i nervi vengono dall'alto e attraversano la base cranica. E fatta salva questa nota differenziale, seguono lo stesso percorso e destino. I nervi arrivano dall'alto, i vasi arrivano dal basso e praticamente camminano insieme. Alla stessa maniera esiste una stretta somiglianza fra quello che è il mascellare superiore e la mandibola, ma non mi soffermo su questo, e dire quindi che il mascellare superiore, il decorso praticamente del nervo nasopalatino, in teoria praticamente è come considerare il nervo miloioideo, il nervo alveolare inferiore, protetti praticamente da strutture fibrose ossee molto importanti, che camminano delle docce, e poi c'è questa fibra mucosa palatale. Quindi la fibra mucosa palatale, e volevo arrivare a questo, forse mi sono un po' dilungato, è la struttura ossea trabeculare di bassa densità. Che cos'è una struttura ossea trabeculare o non lamellare a bassa densità? Una struttura che trabeculare molte volte si confonde con l'osso spugnoso, e che trabeculare viene usata anche per l'osso non lamellare. Io direi osso non lamellare di bassa densità, che protegge come un tetto adeguatamente il nervo, e così gli impianti che proteggono praticamente la midollare. Quindi dobbiamo evitare che cosa, come limitante anatomica nel palato? Quelle che sono le inserzioni muscolari del mascellare superiore. Nella zona tuberosiale abbiamo tante inserzioni muscolari, bucinatorio, l'opterigoideo interno e il rami dell'opterigoideo esterno. E quindi questo palato, che per noi diciamo un pochino ci spaventa per l'arteria palatina maggiore, questo palato è un grande donatore di osso, di una struttura simile all'osso non lamellare, all'owen bone, ok? E dovremo parlare praticamente delle inserzioni muscolari, e le parleremo più avanti, che sono in questa zona e da cui, ecco la limitante anatomica della cavità orale, dobbiamo tenerci lontano. Cioè, se noi inseriamo i nostri impianti, zigomatici che siano, o pterigoidei, in prossimità delle inserzioni muscolari, i nostri impianti hanno un tempo limitato e potrebbero dare praticamente, come si dice,
andare incontro a un fallimento, ok? Dando eventualmente al passaggio dei batteri, che nel caso dell'opterico paladino lo togliamo, nel caso dello zigomatico mascellare, poi dovremo fare i conti, oltre alla perdita dell'impianto, anche con una sinusite cronica o addirittura un oculo prolente. Quindi, compresa la natura dal punto di vista osseo, descrittivo, e dal punto di vista delle limitanti anatomiche, andiamo a vedere un pochino come sono i nostri impianti, e qui ci avvaliamo praticamente di questa bella immagine in cui vediamo un seno mascellare, e l'impianto ovviamente va dietro il seno mascellare in quella regione terico palatina tuberositaria o tuberositaria palatina terico-idea. Ok? Noi mettiamo impianti transinusali. Quali sono le inclinazioni consigliati da chi fa veramente implantologia pterigodea con cognizione di causa, con serietà? Angoli vestibolo linguali, vestibolo palatali di praticamente 7-15 gradi. Quindi noi sul piano orizzontale non andiamo dritti, entriamo centrovestali, ma andiamo con un'inclinazione, siamo, questa è la parete, siamo un'inclinazione di 7-15 gradi, non superare troppo i 15 gradi. E dal punto di vista dell'inserzione verticale, la nostra inserzione può andare da 45 fino a, qualcuno parla di 81 gradi, rispetto alla perpendicolare alla normale. Io personalmente quello che consiglio è di individuare con il lembo che facciamo identico all'ottavo questa regione posteriore con uno scollatore, spostando così i muscoli e quant'altro, individuare un pochino l'altezza di quest'area e tenermi all'angolazione necessaria e sufficiente per superarla, andando così a intercettare in questa regione anche il processo piramidale dell'osso palatino. Eccola qui, la nostra regione, diciamo, tagliata, in cui vediamo la nostra regione implantare. Eccola qui, questa è la nostra regione in cui noi andiamo a inserire praticamente il nostro impianto. Questo è il nostro impianto in cui intercettiamo il processo piramidale dell'osso palatino, intercettiamo praticamente quella che è la lamina, diciamo, pterigoidea, e quindi praticamente la natura ossea di questo osso lo vediamo un osso spugnoso, trapecolare, e le corticali che noi dobbiamo cercare per ancorare i nostri impianti non sono come lo zigomatico messo e mettiamo l'impianto in sé, ma sono come gli impianti transinusali, sono corticali distali, terico-palatini e mediali, o comunque sempre che intercettiamo, del processo piramidale. Ed ecco la corticale distale. L'interesse chirurgico praticamente quindi dell'area è quella necessaria per fare i carichi mediati graftless, di cui ne parleremo più ampiamente nei corsi. La tuberosità è una struttura che ha caratteristiche peculiari, quella di mantenere nel tempo il suo volume. Perché? Perché praticamente ci sono le inserzioni muscolari, e le inserzioni muscolari servono all'osso per sopravvivere. L'osso con funzione, legge di Wolf and Rhodes, sopravvive, l'osso senza funzioni non sopravvive. L'osso poco caricato va in atrofia, l'osso non sovraccaricato può andare incontro a una distruzione, a frattura. Noi dobbiamo lavorare in quel range in cui l'osso viene mantenuto. Un osso che lavora con le altre ossa, va incontro a sinostosi, a saldature e a corticalizzazione, un osso che lavora con le inserzioni muscolari avrà una corticalizzazione esterna, avrebbe le curvature interne a maglie larghe, e poi lo vedremo parlando dell'apofisi mastoidea, dove si sviluppano grandi forze, dove convergono tutte le forze masticatorie, i pilastri mascellari, canino zigomatico, etterico palatino, vanno a convogliare alle stesse caratteristiche di quella dove si inseriscono praticamente muscoli come il buccinatorio e i rami dell'opterigodeo mediale e laterale, per dare sì che l'osso mascellare mantenga tutta la vita, tuberosità mascellare, pur quando noi andiamo incontro ad una forte riassorbimento delle altre aree. E quindi quell'osso di tipo 4 che noi troviamo facilmente in quest'area, un osso che talvolta non garantisce, il problema non è legato alla zona delle sinostosi, ma è legato alla zona tuberale che guarda praticamente il seno mascellare, che talvolta
dei casi di grave atrofia, tende a pneumatizzare il più possibile, lasciando questa struttura a uovo con un po' di corticale e all'interno praticamente una grande trabeculatura a maglie larghe, come vedremo anche parlando della mastoide. Ed ecco perché a noi servono praticamente degli impianti fortemente performanti. E cos'è il full arch? Il full arch in realtà non è una scienza, è un concetto, è un'ipotesi, è una ipotesi che viene sostenuta dalle tesi che noi stiamo sostenendo, quelle che si seguono le regole della meccanica statica e creare un sistema isostatico, meglio ancora iperstatico. Iperstatico mettiamo 15 impianti, isostatico i giusti impianti, i giusti appoggi per creare praticamente quel poligono di appoggio necessario e sufficiente per garantire quel carico immediato che, di cui è funzione il full arch. Il full arch è funzione del carico immediato. Se noi parliamo di un full arch osteo integrato e non facciamo una tecnica, quindi full arch intesa come un foro, un six, eccetera. E quindi questo è molto importante. E quindi noi, che cosa dobbiamo fare per migliorare i nostri full arch? Dobbiamo azzerare qualunque precarico, lasciando soltanto i carichi funzionali opportunamente scaricati, eliminando qualunque funzione laterale o protrusiva che possa interferire con il punto di appoggio. Cioè il paziente, nel momento in cui se ne va a destra e se ne va a sinistra, in teoria non trova quelle guide vincolanti. I vincoli vengono azzerati, l'importante è che il paziente trovi in centrica. Ovviamente il paziente con un full arch non avrà una masticazione normale, ma avrà una masticazione più centrica, meno praticamente distribuita sui lati. Questo è chiaro. Avrà un'occlusione, tra virgolette, io dico bilateralmente bilanciata, cioè quando si sposta a destra e a sinistra tende a mantenere degli appoggi senza che a incontrare interferenze. E quindi noi dobbiamo però anche azzerare tutti, mantenere questo carico, ma appunto che è full arch, carico immediato, ma dobbiamo azzerare tutti i cantilever, ecco i nostri poligoni di appoggio, ecco l'importanza dell'impianto periodeo, e dobbiamo azzerare, dobbiamo diventare furbi, quelli che sono praticamente i preload assiali, preload torsionali, praticamente per ridurre, diciamo così, quella tensione sui nostri impianti che potrebbe praticamente portarci ad un insuccesso. E poi, ricordate sempre, noi dobbiamo sfruttare l'osso nel modo migliore possibile e capiremo perché nei full arch superiori, dove intervengono diciamo gli pterigoidei, noi per gli impianti soprattutto che mettiamo in zona premaxillare, in zona di premaxilla, poi abbiamo gli zigomatici e poi abbiamo gli pterigoidei, fine, questo è il nostro full arch superiore. Per quanto riguarda praticamente quelli in premaxilla, noi sfruttiamo, essendo un osso sì di tre, ma non talvolta sempre disponibile per tutta la lunghezza dell'impianto, sfruttiamo il palato approccio. E capiremo adesso perché è importante il palato approccio. Ci arriveremo. Cercherò di spiegarvelo nel modo praticamente più semplice possibile. Ultime note interessanti all'anatomia e alla ricerca del pilastro di sostegno posteriore mascellare, quando abbiamo atrofie ossee, prima di passare alla topografia della regione, quindi diciamo una nota che mi pare bello sottolineare, noi nello splancnocranio abbiamo tre pavimenti, un pavimento orale dove noi sfruttiamo praticamente tutta questa struttura ossea, un pavimento praticamente nasale dove noi sfruttiamo tutta questa struttura ossea praticamente per diciamo dare il nostro sostegno, e poi un pavimento orbitale che praticamente ovviamente noi non lo andiamo a studiare ma andiamo ad analizzare, ma andremo praticamente a una struttura strettamente collegata a questo pavimento che è praticamente l'osso zigomatico. Ok? Abbiamo nella sezione mediana questa visione, nella sezione laterale vediamo quelle strutture di cui stiamo parlando adesso, sezione mediale del tubero palatina pterigoideale fosse nasali, questo per farvi capire praticamente dove sta diciamo la zona della fossa nasale, che praticamente abbiamo parlato di un pavimento orale, di un pavimento nasale, ha una parete che di questa è molto importante, la zona premaxillare, lo vedete della grandiosità della zona premaxillare, e che c'è l'osso mascellare, l'osso palatino e l'osso pterigoideo, che poi dal punto di vista sempre abbiamo questo qui,
abbiamo parlato di queste strutture. Adesso andiamo a vedere l'anatomia topografica della regione pterigo-palatina e la similitudine, che è molto importante che la vediate con l'apofisi mastoidea, l'importanza delle inserzioni muscolari per i fori, soprattutto emergenziali, e la fossa infratemporale, che a mio avviso è la limitante anatomica più importante con cui noi ci dobbiamo confrontare sul lato esterno, laterale e posteriore, rispetto a quella mediale, da cui ci dobbiamo ovviamente tenere lontani, che è quella palatina. L'anatomia topografica della regione pterigo-palatina tuberositaria ci porta a una riflessione molto importante con quella dell'apofisi mastoidea, perché i muscoli che vanno sull'area tuberositaria, lo vedete la tuberosità, sono lo pterigodeo laterale, praticamente è lo pterigodeo mediale con il capo superficiale e il capo profondo. Il capo profondo, entrambi questi due muscoli prendono inserzioni sulla lamina laterale dell'osso palatino. Vi ho fatto vedere prima come la lamina mediale sia interessata nel completare la parete posteriore laterale, posterolaterale delle fosse nasali. Ecco, quindi questo c'è un capo superficiale che va sulla tuberosità, come praticamente lo pterigodeo laterale, in piccola parte manda qualche ramo sulla tuberosità, ma poco rispetto al ramo superficiale dello pterigodeo mediale, con il quale facilmente ci possiamo intercettare se sperforiamo la lamina invece e la placca pterigodea, dove noi andiamo a perforarla, potremmo intercettare non i capi praticamente dello pterigodeo laterale che si trova all'esterno della fossa pterigodea, non si trova all'interno e sulla tuberosità invece c'è il muscolo pterigodeo laterale con cui noi ci potremmo andare a interfacciare, perché il capo profondo dello pterigodeo mediale si attacca alla parete mediale della lamina laterale, il capo superficiale alla tuberosità del nostro osso mascellare. Ok, questo è molto importante. Se noi sfondiamo, potremmo sfondare questo nervo, questo muscolo, quindi potremmo avere un sanguinamento importante, cospicuo, ma non significativo, perché lì non ci sono vasi. Ok, siamo sempre lontani da quella regione, ok, quella della fessura pterigomascellare che apre la porta all'accesso alla fossa pterigopalatina. Ok, e questi muscoli, in particolar modo il muscolo pterigodeo mediale, capo superficiale, insieme al bucinatorio, ci dà il mantenimento della tuberosità mascellare. Importante conoscere le sensazioni muscolari presenti sulla tuberosità mascellare, che ci fanno comprendere come la tuberosità mascellare sulla regione diputata più dal semplice accoglimento del settimo e talvolta dell'ottavo, ma sia una struttura del tutto equivalente all'apofisi zigomatica, e che quindi rappresenta un pilastro indipendente dai denti e dal processo alveolare. Cioè la tuberosità noi la descriviamo come una struttura del mascellare superiore, ma in realtà la tuberosità, il tuber, è una struttura ossea a sé stante, con una sua vita indipendentemente dal mascellare superiore. Incominciamola a capire. Il mascellare superiore non è una struttura ossea unica, è una struttura che ha una tuberosità mascellare e un'area premaxillare, e in mezzo c'ha quello che chiamiamo il mascellare posteriore. Una tuberosità mascellare, un'area premaxillare, in mezzo c'ha il mascellare posteriore, e al di sopra c'è il seno mascellare, che alleggerisce la struttura, che non serve il mascellare superiore, se noi non la facciamo lavorare, se noi non gli diamo l'incudine mediante quest'osso che si chiama mandibola. E quindi questo mascellare superiore, quando vogliamo andare in mascella posteriore, praticamente andiamo a intercettare la regione pterigopalatina tuberositaria, o comunque il tube, oppure ce ne dobbiamo andare ai piani più alti. Dove? Dove quell'osso mascellare, che non ha più struttura alveolare, ha però dei processi, questi processi in cui io vado a infilare i miei impianti zigomatici. Chiaro? E guardiamo la struttura dell'apofisi mastoidea, l'ingioen mastoidin, come è diversa dalla struttura, lo vedete? Questa è la zona, diciamo, della lamina, ovviamente, però è una struttura che ha una corticale dentro, è completamente vuota, quella praticamente dell'apofisi mastoidea. E così la zona tuberale, cioè dove si inseriscono i muscoli, si forma una corticale, fuori c'è il vuoto, ok? E l'importanza delle inserzioni muscolari ci condiziona
il posizionamento dei nostri impianti, ricordando sempre che il pilot approach, se ovviamente facendo attenzione a non andare a intercettare il coso, è sempre una importanza significativa. Non tenerci sempre laterali come fanno molti, ma tenerci più centrali, ovviamente evitando e intercettando l'arteria palatina maggiore. Chiaro qual è il concetto? Quindi esercitano questa azione, lo vedete qui i muscoli, lo vedete l'inserzione praticamente del pterigodeo mediale, lo vedete anche scritto, e lo pterigodeo laterale praticamente che va sia sulla lamina laterale, in parte praticamente va a interessare l'area mobilare perché il cavo superiore si attacca alla capsula articolare dell'articolazione temporomandibolare e il cavo inferiore dello pterigodeo laterale al condilo dell'articolazione in oggetto. Lo vedete qui dietro, eccolo qui. Ok? Però parte sulla lamina laterale, praticamente sulla parete laterale della lamina laterale, lo pterigodeo mediale, sulla parete mediale della lamina laterale e sulla tuberosità fascellare, insieme al muscolo buccinatorio, che svolge un'importante funzione nel separare la cavità orale dalla fossa infratemporale. Ah, muscolo importantissimo. Al di dietro di questi muscoli addirittura ci sono strutture anatomiche molto importanti che fanno capo al palato molle, che sono il tensore del velo palatino e l'estensore del velo palatino. Ecco, vanno in quella regione molto importante che noi abbiamo, una regione faringea, una fossa infratemporale, una regione parotidea molto importante per i chirurghi, è praticamente una regione praticamente vascolare. Però questa base granica è molto importante, e noi quello che vediamo, la regione che più ci interessa, più vicina alla fossa infratemporale, alla estrazione dei denti in giudizio, alla fossa infratemporale, dobbiamo evitare ovviamente di andarci a finire dentro con i nostri ottavi, quindi parà. Di lato la cavità buccale è separata mediante il muscolo buccinatorio dalla fossa infratemporale. Io lo chiamo il muscolo sibario. Quando io vado dentro la mia miniera pterigo-palatina tuberositaria, io devo praticamente considerare che c'è un muscolo, il buccinatorio, che rappresenta la parete laterale dell'area posteriore della bocca ed è un'inserzione sulla tuberosità. Eccolo qui, lo vedete qui sotto. Ed è un muscolo di cui io devo avere assoluto rispetto. Ok, perfetto. E insieme alla bolla del Bichat, questo muscolo buccinatorio separa la cavità orale dalla fossa infratemporale. E la bolla del Bichat da sola separa la fossa infratemporale dalla fossa sovratemporale. Perfetto. Ok, lo vedete qui le inserzioni, il cavo inferiore, il cavo superficiale dello pterigodeo, e qui vedete praticamente il muscolo buccinatorio che rappresenta la parete laterale della bocca e presenta un'inserzione sulla tuberosità tramite il fascio che lo ricopre esternamente dietro il punto di sbocco del dotto parotideo. Dietro il punto di sbocco del dotto parotideo. Noi quando incidiamo dobbiamo sempre incidere mesialmente al dotto parotideo, tale o al dotto di Sternum. E tale aponevrosi mantiene il fascio alveolare posteriore superiore strettamente applicato alla faccia esterna della tuberosità, e questa aponevrosi muscolare tiene molto legata, e noi questa aponevrosi la dobbiamo scollare, e scollandola praticamente potremo avere qualche sanguinamento delle perforanti, che non ci deve assolutamente preoccupare. Ecco come dobbiamo immaginare questa regione sotto la quale anatomicamente, chirurgicamente non lavoriamo, e anatomicamente questa è posta in questo modo, ok? E ovviamente questa regione è ben lontano, non vi fate impressionare, dalla fossa pterigopalatina con il ganglio sfenopalatino e da un nervo importante come il nervo alveolare, il nervo, la branca mandibolare del nervo trigeminale. Le applicazioni chirurgiche e l'importanza del ganglio, della fossa infratemporale nell'ambito del rapporto con la zona tuberositaria è molto importante praticamente durante l'estrazione praticamente degli ottavi superiori. Qui ripete che la bolla del Bichat separa questa struttura. Quindi diventa facile capire i rischi di passaggio di un ottavo incluso, quindi creare un campo operatorio ampio che rende l'estrazione facile e veloce, proteggere la fossa infratemporale, proteggere il buccinatorio, proteggere il fascio nervo vascolare alveolare superiore. Quindi come dobbiamo fare un'estrazione? Proteggere il fascio nervo vascolare superiore, proteggere praticamente il buccinatorio, proteggere la fossa infratemporale
e fare un lembo ampio che permetta praticamente questa iniziazione. Lo scollamento si effettuava uno scolla per gli ossi sulle due prime incisioni e poi sulla, con la pinza di Manzimbao di Stein, perché faremo un taglio al davanti, praticamente il dotto di stanone, ci estenderemo praticamente fino al settimo distalmente e continueremo dietro praticamente facendo un mezzo spessore per andare soltanto a rendere più elastico il lembo. L'importante è che noi riusciamo ad individuare la tubercolosità, a proteggerla, e se vogliamo spingere con la nostra leva in basso e indietro, dobbiamo proteggere. Se la spingiamo in basso e basta, facendo quasi in avanti, allora a quel punto il movimento antirotatorio della fresa, antiorario della fresa e della leva, dal movimento antiorario della leva tende a fare un effetto di stop di cavaturacciolo, l'effetto invece di leva tende a dislocare, a lussare il dente distalmente. A me non piacciono molto quelle pinze che vanno, che si chiudono, quelle forbici, perché quel movimento può diventare veramente incontrollabile e le forbici si possono poi incastrare e diventa scomodo gestire. Una leva, creiamo il giusto, diciamo, appoggio e troviamo facilmente il piano di crivaggio. Se vogliamo spingere posteriormente, proteggiamo bene il nostro dente, la nostra parete. Se vogliamo spingerlo verso il basso, abbiamo più tranquillità e più serenità nel nostro lavoro. Ok, la fossa infratemporale, quindi i confini della fossa infratemporale sono delineati in questo caso da una linea tracciata. Ricordiamo che la parete laterale della fossa infratemporale è rappresentata dalla placca o lamina pterigoidea e dal tubo faringotimpanico, l'abbiamo visto, no? Con i muscoli, che costituiscono la parete mediale. Mentre praticamente la fossa temporomandibolare e l'articolazione temporomandibolare costituiscono le pareti praticamente laterali. I forami carotideo giugulari si trovano nella parte posteriore di questa fossa infratemporale estesa. La parete mediale costituita dalla lamina pterigoidea mediale dal tubo di faringo timpanico, la tubercolosità mascellare, la parete anterolaterale e lo spazio muscolare mandibolare zigomatico temporale posteriormente. Queste sono le nostre strutture. Le strutture che sono poste qui dietro sono quelle praticamente del muscolo di estensione del palato, che sono importanti, e anche qui per l'ennesima volta le strutture del quinto e del settimo paio, che sono separatamente innervati i muscoli per lo strafiline interno e per il strafiline esterno dal quinto e dal settimo rispettivamente, e poi abbiamo la tuba di Eustachio, che è un canale muscolo membranoso che se ne sta chiuso 24 ore, si apre solo quando noi cambiamo altezza o deglutiamo, cioè quando cambia la pressione dell'orecchio interno rispetto all'orecchio esterno, e vediamo tutte queste strutture anatomiche che comunque ci possono interessare per la diagnosi e il passaggio dall'uncino amus, praticamente la lamina pterigoidea, praticamente dello sfenoide, fino ad arrivare praticamente al processo stilodeo, delimita la fossa infratemporale praticamente, e quindi abbiamo queste strutture che sono importanti. Anche qui poi, se abbiamo voglia, possiamo vedere la zona del muscolo masticatorio, in cui la fossa infratemporale prende rapporto strettamente con la tubercolosità mascellare. Poi abbiamo la zona, quella che abbiamo detto, faringo, parafaringea praticamente, che dove ci stanno i nostri muscoli per i staffilini, poi la zona carotidea che sta a messa, la zona faringea che sta al centro e la zona parotidea che sta dietro. Quindi capiamo bene come siamo composti noi dal punto di vista anatomico. Non mi soffermo su questi aspetti, ma qui è tutto chiaro che c'è un compartimento muscolare, un compartimento parafaringeo, un comportamento retrofaringeo, un compartimento parotideo e un compartimento carotideo. Andiamo a vedere le arterie nervi. Le arterie nervi abbiamo detto che arrivano da uno dall'alto, i nervi dal basso, le arterie, e queste sono le caratteristiche dei corsi delle stesse i nervi, delle stesse arterie. Le arterie, il rapporto con la regione arterico-palatina, tubercolosicaria, sono tutte branche terminali dell'arteria mascellare interna, e praticamente rappresenta un ramo terminale della carotide comune come arteria temporale superficiale, arteria mascellare o mascellare interna per la precisione.
e poi praticamente danno origine a quelle strutture che noi abbiamo visto e abbiamo delineato, che sono le perforanti importanti, e la particolarità soprattutto delle arterie angolari posteriori superiori è di essere imprigionate tra la tuberosità e la pronevrosi del muscolo buccinatorio, per cui andare a scollare il muscolo buccinatorio diventa importante. Tutte le strutture invece che sono praticamente dirette dalla mascellare interna sono lontane. Quelle che ci possono interessare sono queste qui, le perforanti, che sono imprigionate fra la tuberosità del mascellare e la pronevrosi del muscolo buccinatorio. Abbiamo già parlato delle strutture, e le arterie sono in rapporto, ne abbiamo già parlato. Vediamo le applicazioni cliniche, ovviamente, e l'anestesia. Le applicazioni chirurgiche, le abbiamo già parlato. Andiamo a vedere un attimino che osso noi andiamo a trattare nel momento in cui facciamo una implantologia a livello tuberositario. Bene, l'osso che noi abbiamo in implantologia in generale è l'osso non lamellare fibroso, quello che ci dobbiamo aspettare come uomo e bone all'interno dei nostri impianti. Immediatamente, quando facciamo carico immediato, noi i nostri impianti li cerchiamo di ancorare nell'osso nativo, ecco perché lo maschiamo. Ecco perché sottoprepariamo, perché vogliamo che le nostre spire performanti, e che sono facili da abitare, questi impianti difficili da svitare, possano praticamente interfacciarsi non tanto con l'osso non lamellare fibroso, ma possano incontrare già un osso lamellare compatto o spugnoso. E poi abbiamo le fibre di Sharpe. Conoscere l'osso ed impiegarlo al meglio in implantologia è un elemento fondamentale. E guardate qui, l'hard palate. Guardate quanto è spesso questo osso palatale. Non c'è niente all'intorno del pavimento dell'hard palato che abbia la stessa consistenza del palato duro. Non stiamo parlando del pavimento delle cavità nasali, stiamo parlando del palato duro. Oggi, con questa condizione, non andare ad utilizzare l'hard palato come ancoraggio dei nostri impianti. Ecco, mi sembra quasi un'eresia. Cioè, quando io inserisco un impianto singolo, ovviamente protetto da denti avanti e indietro, non lo carico neanche immediato, lo lascio integrare, può andare bene pure lo short implant, per carità, vanno benissimo, c'hanno la loro idea. Ma se io voglio incominciare a lavorare in un concetto di corticalismo, di impatto delle corticali, l'hard palato, il palato duro, per me è fondamentale. Guardate, incominciate a guardare con attenzione le vostre tomografie assiali computerizzate, le vostre cone BIM, ok? Conoscere l'osso e impiegarlo al meglio in implantologia. Noi vogliamo sempre una densità di 2, di 3, ma non è sempre possibile, per cui in D4 o in aree vuote cerchiamo la stabilità con il corticalismo o con la divergenza. Più diamo divergenza, più i nostri impianti lavorano all'impatto. Il nocciolo dell'impianto, fosse anche un impianto cilindrico, ecco perché possiamo usare degli impianti cilindrici transinusali, perché li mettiamo divergenti. Se li mettessimo dritti, perderemmo l'azione performante della conicità del nocciolo dell'impianto. Quindi il tessuto osseo è un tessuto connettivo specializzato, caratterizzato da una particolare durezza e consistenza, con funzione di sostegno, e questo lo sappiamo tutti. Ecco perché quando sono lesinostosi sono più dure, e quando sono mezzi di ancoraggio si formano i corticali e dentro si trabecola. Deriva dal tessuto mesenchimale, che è formato dalle cellule ed è una sostanza extracellulare, lo sappiamo tutti. Inoltre ha un certo grado di flessibilità e leggerezza. Più diventa flessibile e più rimane leggero. E l'abbiamo visto tra la differenza tra la tuberosità della premaxilla e l'area del cosiddetto mascellare posteriore, dove il processo alveolare si assorbe velocemente se mancano i denti. E solo funzionano i denti. Macroscopicamente si distinguono un osso compatto e un osso spugnoso. La struttura dell'osso però è diversa, ma l'organizzazione architetturale del tessuto osseo è uguale in tutti e due i casi. E si può parlare di organizzazione lamellare. Allora, l'osso in cui noi inseriamo i nostri impianti e lo consideriamo un osso nativo ha due caratteristiche: l'osso compatto, quello che chiamiamo quella corticale, e l'osso spugnoso. Tutte e due sono struttura lamellare. Questo lo dovete mettere in testa, non lo dovete dimenticare, perché poi parleremo dell'osso non lamellare, parleremo delle fibre ossee, che sono concetti che però ci fanno capire quello che stiamo facendo. L'osso
che noi andiamo a impiegare come osso allievo è osso corticale o spugnoso, qualunque sia la sua densità, con struttura e organizzazione lamellare. In base alla dimensione e alla disposizione delle fibre collagene, si distinguono invece i due tipi di osso, l'osso fibroso e l'osso lamellare. Quindi qual è la differenza fra l'osso non lamellare e l'osso lamellare? Allora, l'osso compatto, corticale, e l'osso ridollare sono lamellari. Poi c'è l'osso non lamellare, e la differenza fra l'osso non lamellare, corticale o spongioso, e l'osso non lamellare, fibroso, è la disposizione delle fibre collagene. Bellissima questa cosa. A che mi porta? Che il tessuto osseo non lamellare, parliamo subito di questo, detto anche tessuto osseo fibroso, è presente nelle prime fasi di formazione dell'osso e nelle fasi soprattutto di riparazione delle fratture, dell'embrione, del feto, e dove? Nei punti di inserzione dei tendini e nell'osso alveolare. Nell'osso alveolare e nei punti di inserzione dei tendini. Quindi ricordatevi sempre che noi abbiamo un tessuto osseo non lamellare, ed ecco la base della osteocompattazione. Anche nell'osso alveolare la componente collagenica, la cui distribuzione architetturale è diversa dall'osso lamellare, è importante che noi quelle fibre le manteniamo. Questo osso non lamellare è caratterizzato da che cosa? A differenza di quello lamellare, con certe termine, da un decorso irregolare delle fibre collagene, che si intrecciano in tutte le direzioni. In questo caso le cellule sono alloggiate al piano di albume, poste fare fibre di collagene. Il tessuto osseo non lamellare fibroso è il primo osso che si forma all'interno dei nostri impianti, ma in seguito viene riassorbito e sostituito dall'osso lamellare. Quando avviene questo, l'organizzazione lamellare, e quindi la fibra integrazione, l'osso integrazione, il cambiamento è il cambiamento dell'orientamento spaziale delle nostre fibre collagene. Quando è che abbiamo successo? Quando si orientano correttamente le nostre fibre collagene? Quando è che non avviene la nostra integrazione? Quando si orientano male le nostre fibre collagene? Le residui di osso non lamellari si trovano nei punti di inserzione dei tendini e dei legamenti dell'osso e nell'osso alveolare, ma sono anche quell'osso del sistema circonferenziale esterno fra gli osteoni e praticamente il sistema circonferenziale esterno, quella struttura di quell'osso interstiziale è un residuo praticamente della lavorazione per formazione di nuovi sistemi avversari, di nuovi osteoni, che praticamente noi vediamo e la vedremo con dettaglio. La fibromucosa palatale, che cos'è? È la stessa mucosa mobile? No, essa è adesa a un tessuto periostale più simile all'osso non lamellare. Ed è più simile, è un surrogato dell'osso, la fibromucosa palatale. Quando noi parliamo di fibromucosa palatale ci dobbiamo inchinare pensando che è poco mucosa e molto simile all'osso non lamellare. Il tessuto osso non lamellare fibroso non è capace di assorbire il compito di forte resistenza alla pressione e alla trazione. Il tessuto osseo non lamellare a fibre intrecciate, il tessuto osseo non lamellare a fibre parallele. Nel tessuto osseo non lamellare a fibre intrecciate, le fibre collagene sono intrecciate a formare un fitto reticolo disposto regolarmente, eccetera, eccetera. Il tessuto osseo non lamellare a fibre parallele è invece raro nei mammiferi e non lo troviamo nell'uomo. Noi abbiamo solo quella a fibre intrecciate. Quali sono quelle fibre che nel palato a noi ci danno quella caratteristica di adesione, o le stesse fibre che tengono praticamente i denti attaccati all'osso alveolare? Sono le fibre di Sharpe, che sono fortemente rappresentate nel periosteo e nel legamento percontale. Così come noi i nostri denti restano ancorati al nostro osso alveolare, è lo stesso principio per cui il palato è attaccato all'osso sottostante. Se capiamo questa cosa, abbiamo capito tante cose, ok? Come nell'osso non lamellare fibroso a fibre intrecciate, nell'uomo, nei mammiferi non c'è sta l'osso, nell'uomo non c'è l'osso lamellare a fibre parallele, chi può essere in qualche tendine. Il periosteo si compone di due strati, ok? La fibra mucosa palatale è basata su questo periosteo. Uno esterno, che è il tessuto fibroso, in quelle fibre di Sharpe, che è povero di cellule ma ricco praticamente di fibre e vasi.
E lo strato profondo, che è lo strato gambiale, lo strato di Holland, è estesamente vascolarizzato, ricco di cellule, fibroblasti, macrofagi, che formano l'osso, e tutti lo sappiamo. Le cellule dello strato profondo stanno buone e riprendono l'attività quando c'è necessità di attività ossigenica. Lo strato esterno è caratterizzato da numerosi vasi e attraversa lo strato esterno, lo strato profondo, lo vediamo, e si inseriscono nell'osso penetrando nei canali di Walkman, dai quali possono raggiungere i canali arteriali. Quindi queste fibre, dallo strato superficiale del periosto, si ancorano direttamente all'osso, passando per i canali di Walkman, entrano e si collegano ai canali arteriali. Quindi capite quanto sia importante questo fatto. E il fatto che quelle fibre sono quelle fibre che sanguinano quando voi le strappate il periosto e vi sanguina. State strappando una fibra di Sharpe dove c'è la sensibilità di un nervo e c'è la vascolarizzazione di un piccolo vaso che va a unirsi con i canali di Volkmann per poi attaccarsi alle arteriali. La fibra mucosa palatale è osso, è attaccata all'osso con caratteristiche di resistenza diverse. In questo strato si possono riconoscere anche numerose fasce di fibre collagene. Queste fibre, fibre di Sharpe o fibre perforanti, attraverso lo strato profondo del periosto si inseriscono perpendicolarmente nella lamelle del sistema circonferenziale esterno e dei sistemi interstiziali, costituendo un bando ancoraggio del periosto sottostante tessuto osseo. Sembrerebbe niente. Le fibre di Sharpe sono numerosissime nella guaira periodontale, a livello della radice del dente, pendono da un lato nel cemento, dall'altro nell'osso alveolare. Ma come sono caratterizzate le fibre di Sharpe o fibre ossee? Che le distinse Sharpe, come le cellule burchini, sono poche le note che portano il nome dell'autore Sharpe, che era tra l'altro un amico di Darwin, uno scozzese. Le fibre di Sharpe hanno caratteristiche ossee perché sono in parte mineralizzate. Infatti nel cemento acellulare hanno una struttura ossea, poi passano per il cemento cellulare, passano nello spazio periodontale, raggiungono l'osso alveolare e praticamente lì si vanno ad ancorare, ancorando anche il connettivo del nostro parodonto, costituendo le fibre, diciamo, di connessione dei denti, ma vengono utilizzate anche dal nostro corpo per attaccare i muscoli al periosto, quelli che troviamo intorno praticamente al tubero, fondendosi con il periosto fibroso e al nostro sottostante. Nei denti e nel cranio dove stanno? Collegano le ossa craniche della volta, queste fibre di Sharpe. Quindi capite bene che stiamo parlando non più di fibre connettivali, ma di strutture ossee mineralizzate. Quindi il periosto, il palato, è la struttura ossea a cui noi facciamo, attraverso cui facciamo emergere i nostri impianti. Così importante per i palatali, così importanti per il coso. Ma perché? Perché se noi capiamo questo concetto, capiamo anche la socket preservation, capiamo i trapianti dentali, gli impianti dei denti, il trapianto dei denti, perché queste fibre di Sharpe hanno caratteristiche ossee perché sono in parte mineralizzate. Vedete la porzione verso il cemento cellulare, dove esiste una perfetta proporzionalità inversa, ecco la proporzionalità inversa, cos'è un'iperbole, fra quello che è il grado di mineralizzazione e il diametro della fibra. Ricordatevi che la fibra che di Sharpe, quando è nella porzione acellulare del cemento, è sottile e mineralizzata. Quando va nella componente esterna, diventa di diametro più largo e non più mineralizzata. Quindi, se io ho una componente mineralizzata, riduco il numero di fibre, aumento la densità e radiograficamente la vedo, grazie a Curie. E praticamente dall'altra parte non la vedo, ma c'ho tante fibre collagene. Il sistema non perde la sua forza. Perché cambia la componente minerale a quella fibrosa? Ma tutti lo sappiamo, perché una è l'ancoraggio e l'altra è l'elasticità, quello che fa un tendine. Chi esegue solo il scindio tra piatti dentali sa bene che l'osso corticale sottile, il bando bolo, è mineralizzato e comprende la sua natura grazie al legamento parodontale, ossia soprattutto alle fibre di osso di Sharpe. Insomma, bundle bone e legamento alveolo-dentale prossimale più dente e legamento distale corticale palatale, cioè io ho questo alveolo, ho il bundle bone, ho le fibre praticamente sciabili, cioè il dente a cui si legano e poi di qui si rilega alla corticale ossea palatale. Questo sistema è un continuum funzionale pur con strutture apparentemente anatomiche differenti, il parodonte, i denti, legamento alveolo-dentale, osso e cemento, che però se io lo rompo togliendo il dente, io ho rotto il continuo, il bundle bone lo perdo, ecco perché devo mettere la socket shield.
perché quello lì si forma, non c'è più il continuum. Oggi i piatti non garantiscono questo continuum, bisogna mettere una shield, qualcosa che bisogna andare a creare praticamente questo qui, per cui ogni atto estrattivo elimina il continuum fra parete vestibolare e parete parietale. Ecco perché o si deve rimpiantare il dente o il residuo radicolare, oppure la stanza corticale autonoma, come le mandibolari, si deve inserire realmente i nostri impianti. L'ho scritto velocemente questa cosa. Che voglio dire? Se io so che questa zona mi parte, qual è la zona che resta adesa? Che resta adesa al mio... Io tolgo tutti i denti. Ho tolto quel continuo. Non faccio solo il preservation e quindi non posso mettere gli impianti, diciamo, nei fori presentativi se faccio solo il preservation e faccio praticamente un carico immediato, perché lì mi si riassorbirà quella parte vestibolare. Questo lo devono capire tutti, amici, parenti, conoscenti, tutti lo devono capire. Io allora che devo fare? Devo portare il mio impianto verso la regione palatale, dove la parete ossea palatale è legata al palato mediante le fibre di Sharpe, il legamento alveolo dentale che tiene la parete corticale palatale, non quella vestibolare, una volta estratto il dente, sono le fibre di Sharpe che sono in un continuo con lo strato sovrastante del periosteo palatale. Quindi la parete palatale dei nostri mascellari superiori è una struttura mantenuta insieme dalle fibre di Sharpe. E poi c'è la struttura dell'osso spongioso, c'è, e poi parleremo di tante altre cose, della